Solo quattro squadre ancora in corsa. Quattro armate con un unico obiettivo: la finale. Tutti ci credono. Devono crederci se sono arrivati fin qui. Questa competizione ci ha regalato già moltissimi colpi di scena. E sono certo che ve ne saranno tanti altri prima che il torneo giunga al suo culmine. Occhi aperti, quindi. Non perdiamocene nemmeno uno. Caro Luca, ridendo e scherzando siamo arrivati alle fasi finali del torneo e oggi c'è davvero tantissimo in palio. Sai Fabio, una semifinale può dimostrarsi più insidiosa di una finale per certi versi. Sei a un passo dal grande appuntamento, stai per realizzare un sogno e il pensiero può farti tremare le gambe. Qui però scendono in campo i veri professionisti. Questi ragazzi hanno tutti i mezzi per scacciare via dalla testa le conseguenze che può avere questa partita. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Ripartiranno con una rimessa laterale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Fa avanzare la manovra, pallone intercettato tempestivamente, l'azione poteva diventare davvero pericolosa. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Libera al momento giusto, la difesa non si fa sorprendere e spazza. La mette in mezzo. Ecco la respinta del portiere. La partita sta andando un po' alla deriva. Non si crea gioco, zero conclusioni. Si fatica a carburare da una parte e dall'altra. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Il portiere si oppone. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Cross in arrivo. E qui la squadra riesce a conquistare un altro calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. La mette in mezzo. Prova il tiro. E hanno sfiorato il gol. Col tiro! Splendido tentativo al volo. Ha colpito benissimo la palla. Fosse stato un po' più preciso sarebbe entrata.
Il Napoli cerca spazio per affondare. Ottima pressione la sua, palla recuperata. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. C'è il lungo pallone in avanti. Scodella in avanti. Occasione. Prova con il tocco basso. Hanno già riconquistato palla. Sulla destra. E a pochi minuti dall'intervallo il gol sarebbe molto pesante. Ottima progressione, palla al piede. Cerca un compagno. Pericolo in area. Occhio alla conclusione. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Bell'anticipo, pericolo sventato. Prova a giocarla in profondità. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Calcio di punizione per il Napoli. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe... La toglie dalla porta! Che salvataggio da parte del portiere! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. E va a colpire di testa! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Gioca una palla lunga. La prende piena. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Termina così il primo tempo. È stato un primo tempo divertente, un incontro giocato a viso aperto e con buona intensità. Entrambe le formazioni hanno avuto le loro occasioni e sono un po' sorpreso che nessuna delle due sia ancora riuscita a segnare. Ma c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Sceglie il lancio lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. La gioca in profondità. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento.
0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. La gioca in area. Lungo passaggio in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Gioca con un pallone lungo. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Riceve in ottima posizione. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Così senza varchi non avevano... Può colpire! Ottima la parata del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Calcio di punizione per il Napoli. E sfortunati qui, va fuori di un soffio. Cerca l'uomo là davanti. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Pericolo! L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Spazza via. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Prova a verticalizzare. Tocco preciso. Riceve il passaggio. Attenzione, grande chance. Passaggio sulla destra. Il tempo sta per scadere. Devono darsi una mossa. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ora mi chiedo se finirà con... Tenta la conclusione. Buona conclusione, fuori di poco e finisce qui. Tutto sommato la partita mi è piaciuta, nonostante lo 0-0. Ora qualcosa dovrà accadere per forza. Parità dopo i primi 90 minuti. Siamo arrivati ai supplementari adesso e qui, si sa, contano la testa, il cuore, ma soprattutto le energie fisiche residue. L'azione è già in corso. C'è la palla lunga, in avanti. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Il Napoli ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Riceve un pallone interessante. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. La mette in avanti. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Palla in me, deviazione di testa. Sì, è entrata! E ha tenuto la giocata migliore per il finale.
Un cross perfetto, non poteva sbagliare, c'era scritto basta spingere. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Palla in avanti verso Coppa, al tiro! Vicinissimi al gol del 2-0. Sarà amareggiato, con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Mostrano un buon controllo del... Può tentare la conclusione! La mette dentro! E raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Il passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Può metterla in mezzo. La gioca all'indietro. La appoggia sulla fascia. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Arriva il fischio dell'arbitro, finito il primo tempo supplementare. A questo punto una giocata o un errore orienterebbero il match in un senso o nell'altro. Eccoci qui, il secondo tempo supplementare, tutto in un quarto d'ora. È il momento decisivo. È stato un incontro senza esclusioni di colpi finora, ma non è ancora arrivato quello del KO. Traversone in arrivo, va di testa, un gol pazzesco, pazzesco, un gol che parla da solo. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. E passano in vantaggio. Con questo gol hanno mostrato ancora una volta la determinazione e la convinzione che li hanno portati fino a qui. Prova a giocarla in profondità. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Ottengono una rimessa laterale. Bel pallone. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Qualche istante e sarà tutto finito. Vede l'inserimento del compagno. Si libera la gara. Colpisce il pallone. Ha provato il tocco sotto, nulla di fatto. L'intenzione era ottima, ma non ha impattato bene la palla. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Colpisce, bella parata! Gol!
gol, gol meraviglioso! Trovano il pari all'ultimo respiro, grande entusiasmo dei tifosi. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Ottimo senso del gol qui, ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Sono due i gol per lui in questo torneo. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Arriva il fischio finale, ci sarà bisogno dei calci di rigore per decidere chi vince. Questa è l'occasione che hanno i portieri per diventare protagonisti assoluti della partita. I giocatori sono esausti, ma la gara non ha ancora un vincitore. A tra poco con i calci di rigore. Restate con noi. Si gioca tutto dagli 11 metri, la distanza che può portare verso la gloria o le critiche, gli allori o la sconfitta. Tenetevi forte, questo è il calcio, il dramma di questo sport, allo stato puro. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. Freddissimo alle spalle del portiere. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Uno a uno. Freddissimo qui. Hanno pareggiato. Ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. E adesso è il turno del secondo rigorista. Una parata fantastica. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Grande parata. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Stupenda parata del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Splendida parata. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Ha spiazzato il portiere, no problem. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Deve segnare per assicurare la vittoria alla sua squadra. Stiamo a vedere se ce la fa, la partita è finita. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere deve avergli letto nel pensiero, sapeva esattamente come avrebbe calciato. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. È dentro, c'è ancora speranza. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Sistema la palla con cura sul dischetto. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Rigore calciato con grande sicurezza, deve averlo provato diverse volte in allenamento. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Ecco il settimo tiratore di questa roulette infinita. Spiazza il portiere in sacca. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. La parata che decide il match. E si aggiudicano questa gara i calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. Sono arrivati in fondo più freschi degli avversari.